nel cuore della cristianità c'è un luogo dove arte e religiosità si incontrano ai massimi livelli. È la Cappella Sistina e sarà proprio il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, che ci accompagnerà a conoscere il genio di Michelangelo, che qui ha avuto la sua più grande sfida, forse. Sì, ma non solo lui. Vedete la Cappella Sistina, quella dove noi siamo oggi. Questa scatola dipinta, come spesso la chiamo io, coperta da 2500 metri quadrati di grande pittura. La pittura che fa tutta insieme il manuale base della storia dell'arte italiana, perché sui due lati ci sono, nelle storie di Mosè, nelle storie di Cristo, ci sono all'opera i grandi pittori del 400, cioè dire Perugino, Botticelli, Luca Signorelli, Domenico Ghirlandaio. E poi nella volta c'è Michelangelo che ci lavora fra il 1508 e 12 e che poi torna a lavorare qui per dipingere ad affresco il giudizio finale che Papa Paolo III Farnese inaugurò il 31 ottobre, vigilia di Ogni Santi dell'anno 1541. Quindi una storia artistica lunga, poco meno di un secolo, che coinvolge tutti i grandi artisti dell'Italia di allora e quindi del mondo di allora praticamente. E fra tutti la stella fissa, intorno al quale si muovono come pianeti intorno al loro sole, è Michelangelo Buonarroti. Professore, noi la storia ci tramanda che Michelangelo era innanzitutto uno scultore. Come si approcciò invece all'affresco che ha dovuto sostenere per quest'opera? C'è tutta una letteratura su questo. Quando Giulio II lo chiama, dice: Santità, io non sono un pittore, io sono uno scultore, non posso lavorare lì dentro. E poi la Cappella Sistina, non mi piace questo stanzone che sembra un granaio. Noi oggi diremo sembra un garage multipiano, troppo grande, troppo vuoto. No essendo in loco bon né io pittore, lo scrive addirittura in un sonetto famoso, non potrò fare un buon lavoro, che mal si trae per cerbottana torta. Non si può tirare una freccia se la cerbottana è piegata, e non essendo questo il mio mestiere io farò malissimo. In realtà era un pittore bravissimo, l'aveva dimostrato dipingendo a Firenze agli Uffizi il Tondo Doni, l'unica opera certa sua di pittura mobile. Viene qui e fa in 4 anni il soffitto, la volta. E lo fa da solo. Lo fa da solo, lo fa con una specie di affrontamento, di duello, di corpo a corpo, disperato, con il soffitto da riempire di più di 300 figure, 1080 metri quadrati. Una vera e propria avventura. Lui lo dice: io mi sono rovinato la salute, mi sono storto, mi sono piegato lavorando sul ponteggio della Sistina. Lui conosceva benissimo la figura umana, ma sembra dalle sue opere conoscere anche l'interiorità umana. Sì, per Michelangelo, come dire, lo strumento espressivo è l'anatomia, no? Lui non gli frega niente, per esempio, del paesaggio. Non esistono paesaggi nella pittura di Michelangelo. Con il corpo umano si può dire tutto. E qui si può veramente parlare, come qualcuno ha parlato, di teologia del corpo. Questa realtà puramente materiale, biologica, si direbbe che è il corpo. E tuttavia il corpo racconta il male di vivere, racconta le aspirazioni di ognuno, racconta la cosmogenesi, si potrebbe dire, le origini del mondo e la sua fine, tutto attraverso l'anatomia. C'è la figura del San Bartolomeo, quel santone nudo in primo piano, no? Voi sapete che il leggendario di San Bartolomeo dice che fu martirizzato scuoiandolo vivo, no? Spellato come un coniglio proprio. E San Bartolomeo presenta, lo vedete, il suo simbolo iconografico, cioè la pelle del suo scuoiamento. Ma se guardate bene, vedete che questa pelle che il santo tiene in mano ha la faccia di Michelangelo. È un ritratto, come dire, anamorfico, un ritratto surreale, in un certo senso, del pittore, che proprio negli stessi anni scriveva
una poesia bellissima, sembra di leggere Baudelaire o Giacomo Leopardi, perché dice: io sono come il midollo dentro il tronco dell'albero, sono come lo spirito dentro un'ampolla di vetro. E c'è un verso meraviglioso che diresti scritto da Baudelaire o da Leopardi, appunto: la mia allegrezza è la malinconia. Questo è il Michelangelo che dipingeva negli ultimi anni 30 e nei primi 40 del Cinquecento, il giudizio finale.